Ciao ragazzi, allora questa è la seconda parte del video riguardante tutto quello che ho preso di make-up a Madrid. E ricominciamo con questa bella palette qua, Epic Sunset della Essence. Quando sono partita, questa non era ancora arrivata in Italia, cioè nel nostro paese, anche perché a noi prima che ci caga qualcuno. In Italia dobbiamo veramente aspettare. Mi sa che a me la Rude Cosmetic in Italia non arriverà mai, a meno che non si mettesse pure a comprare qualche cosa di veramente importante, anche perché almeno secondo me per le mie convinzioni, le cose che mi piacciono, eccetera, eccetera, mi piace di più la Rude Cosmetic, Revolution. Altre marche che ho scoperto a Madrid, ma diciamo, ma non alcune marche che vende, che il Sephora, che sinceramente sono abbastanza scioccanti da tanto che fanno schifo. Allora, e questa qua è quella della Essence, già mi piace molto il disegno. Allora, apriamo questa bellissima palette. Guardate, i colori sono molto belli, c'è anche tanto di specchio. Colori. Poi c'è questo, dice da giorno, e questo da notte. Cioè, uno è un illuminante, un altro invece è per rendere i colori più. Vedete, prima fa un po' schifio perché non per quanto riguarda i colori, vedendoli così non sono brutti. Questo qua però scrive veramente da cane. Si chiama In the Cloud e scrive veramente da cane. Però come vedete quanto sono sfarinosi. Mamma mia. Mamma mia. Allora, mi piacciono di più i colori della seconda riga, che sono proprio i miei, a parte, vabbè, sto marrone di merda. Non che alcuni colori sopra non mi piacciono, però, a quanto potete vedere, questi colori sotto sono meno sfarinosi, a parte questo qua un pochino, e questo, però. Allora, userò questo illuminante come base su alcuni, come base per alcuni colori, e poi dopo metterò quelli. Così vediamo un po' il funzionamento. Allora, e questo è il colore. Volendo questo qua, potreste anche usarlo effettivamente come base per rendere omogeneo l'occhio, cose che io però diciamo uso solo il primer, altra base a colore non ne metto per la semplice ragione che se mettete già, io già uso 5 colori, se mi metto anche a usare una base eccetera eccetera, poi dopo gli altri colori, se sono colori di merda, non si stendono bene, quindi diciamo anche questo. Allora, mettiamo questo colore qua. Che è il primo che vi ho fatto vedere ed effettivamente è leggermente più chiaro. Vediamo invece uno chiaro, questo qua rosa. Quindi comunque
rimangono tutti più chiari. La cosa da dire è che mettendo questo sotto, il rosa, questo qua ha perso un po' della sua lucentezza, quindi diciamo che ci sono, questo si può usare per alcune cose, ma per altre mi pare di no. Adesso usiamo invece quello scuro, che sarebbe questo, che è un marrone quasi nero, che poi tra l'altro non si stende manco bene. Vedete la macchia? Che colore di merda. Allora, mettiamo prima un colore chiaro. Oh, mettiamo sempre quello rosa. E vediamo un po'. Quello rosa è totalmente cambiato. Sembra come se fosse diventato oro. E adesso proviamo sempre quello di prima, il viola, e vediamo quello che succede. E questo è quello viola. Comunque, diciamo, sui due colori secondo me non è che servono a tanto. Diciamo che ve li potreste anche dimenticare. Almeno per me è meglio usare i colori così. E con questa qui abbiamo finito. Poi basta che riesca ad aprire, però ti apri, non ti apri, chi lo sa. Ok, non si è aperta. E ho preso questa, che era in offerta, e della linea 5 Point Palette. Questa è la numero 6. A me piaceva di più questa qua, che sono i miei colori. Che colori belli forti, e si stendano anche bene. Quello un po' meno forte, questo qua, che sarebbe questo, che è anche più sfarinoso, perché come vedete è glitterato, però è molto bello, colori splendidi, mi piace un casino, me la ricomprerei questa solo per i colori. E questi ombretti qua dell'allora erano veramente belli. Poi dopo l'allora ho iniziato a fare un gran mucchio di cagate. E questo è l'ombretto. Alla fine più che rosa sembra bianco. Però sinceramente non mi dispiace, perché comunque mi pare abbastanza luminoso. Poi veniamo a questo. Questo qua è il numero 31. Molto carino anche questo, anche se questo somiglia molto a questo che vi ho fatto vedere della Bronx, vedete? Solo che questo scrive un attimino meglio. Questo è un attimino più verde, questo invece sembra un attimino più azzurro. Detto proprio così. Almeno guardandolo così. E adesso l'ultimo colore, che è questo, che è il numero 17.
Questo non mi piace, sinceramente. Perché non mi piace? Non si stende bene, vedete? Ci sono le chiazze, non si stende bene. Quindi mi piaceva anche. E adesso vi faccio vedere questa bella palette Juicy Couture. Allora, chi di voi sa, la Juicy Couture fa anche i, almeno fa i profumi. Noi in Italia abbiamo visto i profumi. Invece fa anche i cosmetici. Questa è la palette che ho preso, 39 euro di palette. Questo l'ho preso al El Corte Inglés, quello alla fermata Sol. Cosa dire? È come una piccola rinascente con lo stand della Juicy Couture, con i loro cosmetici e i profumi. Noi invece in Italia di questi, almeno io vedo in giro anche nelle profumerie normali, non rinascente, non Sephora, non rinomate, solo il profumo. Qua invece pure la palette. Cosa dire di questa palette? I miei colori. Che figata pazzesca. Colori. E adesso sbizzarriamoci a provare. Io l'ho provata lì, mi sono innamorata, ho detto chiamiamo la commessa. Io! Perché la commessa in quel momento là non c'era. Ed erano le 9 di sera, non c'era. Meno male che è arrivato qualcuno, un santo, che così me la sono potuta prendere. Più shimmer di così non si può, però mi piacciono. Mi piace un casino. Ombretti più shimmer di questi io non ho mai visto. Questo è quello meno shimmer di tutti, ma vedete che brillantezza. Una figatona pazzesca, veramente. E questi sono quelli in basso. Questo è molto shimmer, questo pure, gli altri sono un po' meno, però sono sempre bellissimi. E adesso vediamo. Questo qua è quello bianco, come vedete somiglia molto a questo, solo che questo è un po' più grigio, questo è un po' più bianco. Poi vediamo il rosa. Ma quanto è bello sto rosa. Ah, sono tutti colori veramente molto belli. Questa per me, adesso ve la faccio rivedere, ricordatevela questa per me, altro che le palette che si vendono qua in Italia, questa è ottima per le feste. Natale il 31, questa ci è fatto un trucco super scintillante, non le cagate che ci sono da noi. Cacchio, diciamoci la verità, su. Solo quella di Dior, colorata di Natale, era una buonissima palette. Tutte le altre palette fanno schifo, non mi puoi fare una palette con tutti i marroni? Ah, per Natale, cazzarola. Se uno già, non io, però tanta gente si mette i marroni durante, si mette i marroni tutti i giorni, perché devi fare pure una palette di Natale tutti i marroni? Ma vaffanculo, non la fare la palette di Natale a sto punto. Perché tanto se è Natale che mi dovrei toccare meglio. Ci sono sempre gli stessi colori, a che cazzo vale che spendi i soldi?
E con questo è finita la seconda parte di questo bel viaggettino. A Madrid fa lo shopping make-upposo. Terza parte con una sola marca, che ho comprato una botta di roba. Ciao a tutti, alla prossima!